Well, hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 in questo nuovo video. Oggi siamo su Taiko no Tatsujin Drum and Fun. Questo videogioco è uscito già da un po' di tempo in Giappone per Nintendo Switch, sta per uscire anche nel nostro continente europeo per Nintendo Switch e PS4 ovviamente. Uscirà il 2 novembre, io già l'ho preordinato, però qui con me ho dal Giappone un aggeggio che serve appunto per giocare in modo più divertente. Come vedete ho le bacchette e ho anche il tamburo ufficiale, o meglio ufficiale per quanto riguarda il fatto che è un prodotto licenziato da Nintendo e quindi è prodotto dalla Ori. Dunque premi LR per avviare il gioco. Ma LR, eccoli qua, sono proprio sul tamburo, eccoci qua. Allora, ovviamente questa è la demo, non l'ho detto all'inizio, però è una demo. Un giocatore usa controller tamburo, bene. Mettiamo da parte un attimo il microfono, se no. Scegliamo Donchan. Ovviamente lo conoscete anche grazie a Yo-Kai Watch. Comunque sia, scegliamo lui. Iniziamo con proprio il personaggio base. Mo. Non è che possiamo subito fare. Dunque, quante canzoni ci. Dimmi più di due almeno. Kuri Kuri Nori Nori. Non so cos'è. Ok, Orpheus in the World e Furi Furi Nori Nori. Ah, tanto le faccio tutte e due, quindi siamo con Orpheus in the Underworld, Overture. Ok. Ma direi di iniziare con normale. Quanto vorrà essere difficile. Wow, è stata una cosa un po' particolare. È la prima volta che gioco a Taiko no Tatsujin ed è la prima volta che uso il tamburo. È stato davvero bello. Mi sono perso un attimo verso il primo, verso il secondo quarto della canzone. Mi sono un attimo perso verso la metà. Però è stato davvero davvero divertente. Magari provo anche in modalità più difficili poi. Ora, ovviamente anche questa facciamo normale. Il copyright qua vola. We'll be right back.
perché mi sono perso alla fine? Perché? Ah! Però intanto riesco ad arrivare alla barra più alta, quindi già è qualcosina. Ah, fa caldo. Sapete che facciamo ora? Dato che questa qua è molto, molto carina come canzone. Difficoltà estrema. Non ho paura di nulla. Ha fatto schifo, 0%. Hai fallito, impegnati di più. Ma è impossibile. Non è che dopo due canzoni che faccio già sono bravo, eh. Qualcuno mi dice, qualcuno mi spiega il senso di questo? Suonare uno strumento nella vita vera è più facile. Lo dico perché ho la chitarra, quindi è molto più facile imparare a suonare la chitarra che sta roba. Non fa differenza tra donne e ca? Attenzione allora, c'è una svolta! Ovviamente quando uscirà il gioco completo ci sarà di più a divertirsi. Ho visto che ci sarà roba tipo Dragon Ball, Pokémon, altri anime, ho visto un po' di tutto. Quindi sarà molto più divertente che avere solo due canzoni. Ad ogni modo, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti a vedermi menare come un idiota su un tamburo che neanche vedete, quindi ho fatto un po' schifo, quindi è questo il bello. Però io lancio la sfida ai dipendenti della Bandai Namco, fatela voi una sfida a livello esperto su queste due canzoni. Bene, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione ci sono link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!